deciso di dedicare un intero video a un tema che ho sempre accennato di qua e di là nei vari post, video, cose varie, però non ho mai affrontato proprio per intero. E siccome ci stiamo avvicinando, anzi siamo proprio alle porte, perché la prossima settimana sarà la Fashion Revolution Week, ho deciso che era arrivato il momento di prendere il toro per le corna, come si suol dire, e dedicare un intero capitolo a questo tema. Tra l'altro non so se notate che mi sono proprio anche tutta vestita bene, truccata, pettinata, sembra che sto andando al pranzo della nonna della domenica, che se uno si fa tutto carino proprio per affrontare questa tematica, per dirvi quanto io ci tenga. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di moda sostenibile, moda etica. Ho aggiunto anche questo termine, moda etica, perché spesso si fa un po' di confusione. Si parla di moda sostenibile, boom, tutto nel calderone, anche se in realtà bisognerebbe fare una piccola appunto classificazione, dividere questi due generi. Allora, innanzitutto, quando si parla di moda sostenibile si prendono principalmente tutti gli aspetti legati più che altro all'ecologia della produzione della moda, quindi l'utilizzo dei materiali, delle fibre che vengono proprio interessate nella produzione dei capi, tutto il discorso della lavorazione delle colorazioni, piuttosto che il riciclo delle fibre, se vengono utilizzate le fibre riciclate, come vengono smaltiti poi tutti i rifiuti, gli scarti che ci sono nella lavorazione. Insomma, vengono prese in considerazione con il termine sostenibile tutte le parti più legate, diciamo, a un discorso ecologico. Mentre invece quando si parla di moda etica si fanno riferimento a tutte, diciamo, quegli aspetti che in un certo senso sono anche leggermente più soggettivi, perché passi proprio le cose basilari di etica e di civiltà, quindi una giusta paga per il lavoro che viene svolto, che non ci siano discriminazioni né di razza, né di sesso, né di cultura dei lavoratori, che vengano rispettate i diritti, che vengano rispettate delle ore lavorative. Però si entra anche poi tutto un discorso, appunto, come dicevo prima, soggettivo, perché chiaramente l'etica di una persona vegana, per esempio, è molto diversa rispetto all'etica di una persona onnivora, tra virgolette, e questo per quanto riguarda chiaramente l'utilizzo di prodotti animali oppure no, la pelle per dirne una. Per cui, insomma, con il termine etico, mentre per sostenibile è proprio più chiara la divisione, cioè si prende proprio in esame un macro gruppo, con il termine etico ci possono essere diverse sfumature, diciamo. Certo è che i due aspetti vanno un po' a braccetto, perché chiaramente una persona che è molto attenta all'ecologia, proprio per una propria sensibilità, sarà più portata magari ad essere più attenta nei confronti proprio anche di tutti quei diritti basilari che dovrebbero essere garantiti, che purtroppo non in tutto il mondo vengono garantiti. Detto ciò, perché vi sto parlando di questo? Vi sto parlando di questo perché io circa un anno fa ho visto questo documentario che si chiama The True Cost. È un documentario che secondo me è stato importante perché ha portato il problema, che c'era tranquillamente anche prima, però ha ampliato molto la scala, perché se ci pensate, anche prima c'erano tutte delle associazioni, dei movimenti, degli attivisti proprio che si occupavano di questo tema, però venivano un po', si trovavano un po' in una sorta di, come delle nicchie, cioè il classico fricchettone che veniva un po' non tanto considerato, che ah sì, ma tanto quello lì è hippie, un nostalgico, va. Oppure il classico attivista super impegnato che vive sopra gli alberi perché non vengono abbattuti. Insomma, era la figura della persona che comunque trattava questo genere di tematiche, era molto stereotipata e veniva in un certo senso anche un po' presa in giro, che è bruttissimo da dire, però secondo me è così. Mentre invece questo documentario, sarà per il modo in cui è stato girato, per le persone che ha intervistato, proprio per il tipo di montaggio e di impatto che ha avuto, secondo me ha ampliato tantissimo l'impatto che il messaggio che voleva essere trasmesso,
ha avuto, e quindi è andata a toccare anche tutte delle persone che non sono fricchettone, non sono, cioè non vengono considerate fricchettone, delle hippie, degli attivisti super convinti e che vanno in giro a fare le battaglie. E questo secondo me è stato molto importante perché ha proprio ampliato anche molto l'impatto e le cose che si stanno facendo, che si stanno muovendo nei confronti di questo tema e verso appunto il cercare di vivere utilizzando dei consumi, avendo delle abitudini che non vanno a discriminare o vanno a discapito dello sfruttamento di persone piuttosto che dello sfruttamento dell'ambiente. Detto ciò, io subito dopo che ho visto questo video mi sono assolutamente appassionata al tema e anzi ho avuto anche proprio uno shock piuttosto importante iniziale, perché in un certo senso mi sono subito sentita complice e attivamente partecipe di questo sistema malsano e mi ha proprio toccato, perché se voi me l'aveste detto io non avrei mai detto che con le mie scelte, i miei consumi andavo ad alimentare così tanto un sistema che è assolutamente al di fuori di quello in cui io credo e di quello che io vorrei appunto che il mondo sia. E quindi niente, da quel momento in poi ho iniziato a cambiare tutte le mie scelte. Tante di voi mi hanno chiesto: ma dai, dacci qualche consiglio. Allora, io più che fare un video dove vi dico dei marchi o dei siti dove poter andare, ho pensato che sarebbe stato molto più interessante fare un video dove vi do dei consigli o comunque vi racconto un po' quello che io faccio quotidianamente, cioè non quotidianamente, non è che passo le mie giornate a cercare marchi dove acquistare roba. Vi dia una sorta di metodo o comunque degli strumenti per poi fare le vostre proprie ricerche, perché comunque la curiosità è la cosa più importante e soprattutto in questo ambito dove si sta muovendo tantissimo, però non è ancora così entrato nella testa di tutti. Più siamo a ricercare, a scoprire nuovi brand, nuove cose, più condividiamo queste conoscenze, più questo bacino si incrementa e aumentano le conoscenze. Quindi io già da adesso vi chiedo se appunto voi utilizzate e poi vedrete un metodo diverso dal mio, o conoscete dei brand che volete segnalare, che fanno appunto sia moda etica o moda sostenibile, di segnarmelo assolutamente qua sotto. Allora, dunque, per prima cosa, che cosa ho fatto per... Allora, eliminiamo tutta la fast fashion, ok? Quindi, innanzitutto, smettiamo di entrare, cioè almeno smettiamo. Io ho smesso di entrare nei vari H&M, Mango, Zara, non so, non me ne vengono in mente altri. Comunque, tutti quei marchi che fanno sì ad alimentare la fast fashion. Anche se devo dire che proprio perché il grosso polverone si è scatenato proprio su di loro e quindi sono molto controllati e hanno veramente adesso gli occhi puntati, le cose iniziano a cambiare, si iniziano a muovere verso delle collezioni più sostenibili, più etiche, insomma c'è più consapevolezza anche da quel punto di vista, per cui io sono ottimista e tra un po' secondo me le cose cambieranno e non saranno più i cattivoni della situazione. Allora, una delle prime cose che ho fatto è stato quello. Poi dopo che cosa ho fatto? Allora, ho iniziato a eliminare tutti gli acquisti compulsivi, ovvero tutti quegli acquisti dettati da oddio bellissima, devo averla, aspetta, fermi tutti. Per prima cosa, cercare di capire se effettivamente io l'oggetto che sto andando ad acquistare, l'abito che sto andando ad acquistare, è qualcosa che, ok, ne ho effettivamente bisogno, lo sfrutterò tantissimo, lo andrò a mettere tantissime volte. Insomma, già questo fa una bella selezione, perché io mi rendo conto che la maggior parte degli acquisti spesso sono dettati proprio da da qualcosa proprio di compulsivo, cioè o meglio da un desiderio del momento, piuttosto che magari il comprarlo perché ci piace tantissimo, però non avendo molto ragionato l'acquisto, perché magari io compro una cosa, poi vado a casa e non la metto mai perché non ho niente con cui abbinarla, perché in realtà quando me lo metto non è che mi piaccia tantissimo. Insomma, ci sono tantissimi motivi. Un altro motivo per cui ho eliminato questi acquisti compulsivi è per il fatto che preferisco,
se magari è un marchio che non conosco, informarmi un pochino prima, cioè cercare di capire un po' meglio la storia di questo marchio. E quindi in questo mi sta dando una grandissima mano il guardaroba capsula che appunto ho iniziato a fare in questa stagione, che però mi ha proprio aiutato a eliminare tutta questa parte, perché comunque gli acquisti diventano in questo modo molto più pensati, calibrati e ragionati, e quindi già da prima io so già di cosa ho bisogno, che cosa devo andare a cercare. E ho già anche tutto un bacino, diciamo, di marchi o comunque di luoghi dove poter andare per andare a trovare quei determinati capi specifici. Sempre collegato a questo tema c'è anche la questione di cercare di comprare meno e meglio. Allora, è inutile che ci giriamo intorno. Un capo, comunque un marchio che si definisce più sostenibile o comunque più etico, costa di più di un capo della fast fashion. Cioè, non ce n'è, è impossibile che costi meno. Anche perché proprio per una questione base, cioè se noi andiamo a cercare il costo della materia prima, che deve essere prodotta in un determinato modo rispettando determinate regole, il costo della manodopera, perché comunque la manodopera di un certo tipo costa, insomma, se si vengono a sommare tutti questi fattori, è chiaro che un capo di un marchio che si definisce sostenibile non potrà mai competere a livello di prezzo con una maglietta dell'H&M, mai, impossibile. Per cui cosa possiamo fare? Allora, siccome purtroppo non possiamo diventare tutti milionari, magari fosse così, allora possiamo iniziare appunto a fare quello che vi ho detto, cioè acquistare meno ma meglio. Quindi magari fare un investimento iniziale un pochino più alto, però acquistando un prodotto di una qualità maggiore che quindi ci durerà per più anni. Faccio un esempio: invece di comprare il maglioncino a 20 euro di H&M che sappiamo che durerà un inverno e che l'inverno prossimo, a furia di lavarle, cos'è, praticamente ci si scioglie in mano, magari ne compriamo uno a 100 euro che però ci dura 5 anni, per cui in realtà siamo andati a spendere la stessa cifra, solo che uno l'abbiamo pagato subito tutto, l'altro invece l'abbiamo pagato a rate, prendendo, comprando e poi buttando il capo perché era distrutto, disintegrato. Quindi se si cerca di guardare di più alla qualità piuttosto che alla quantità, già questo comunque aiuta. Comunque domani sul blog troverete un post che ho scritto dove vi do qualche trucchetto che io utilizzo per cercare di risparmiare comprando comunque dei capi che appunto non fanno parte della fast fashion, e perché appunto ci sono un po' di trucchetti che si possono tranquillamente utilizzare. Un'altra cosa che può aiutare tantissimo è la ricerca. Allora, da un lato una ricerca a livello proprio di informazione, quindi andare a cercare, adesso abbiamo la fortuna di avere la possibilità di navigare, allora utilizziamo questo potente mezzo che è l'internet, non solo per guardare cavolate e vedere i miei video, ma anche proprio per qualcosa di un pochino più interessante. Quindi ci sono tantissimi blog dove potete andare che proprio trattano, non come me, ma proprio più seriamente l'argomento, danno tantissimi spunti sia di marchi dove poter acquistare, informazioni. Ora io qua sotto vi metto nell'info box alcuni dei siti che io nel tempo ho scoperto, dove guardo, che mi hanno fatto scoprire dei marchi, perché appunto così anche voi potete andare a sbirciare e a cercare appunto un po' di informazioni in merito. L'altro aspetto della ricerca è quello proprio un pochino più umano, cioè se avete la possibilità proprio di andare in un negozio che non sia appunto una delle grandi catene, voi che siete fortunati che non avete soltanto negozi con le catene, parlate con i proprietari o comunque con chi lavora dentro, ancora meglio se magari conoscete proprio degli artigiani, cioè persone ci sono, adesso iniziano a nascere tutti questi negozietti dove appunto viene fatto quasi tutto
handmade proprio in loco. Parlate per cercare di capire da dove arrivano le materie prime, dove viene fatta la produzione, insomma, cercare di capire a livello proprio umano da dove arrivano quegli oggetti, da dove arrivano quei vestiti, cosa c'è dietro a tutta quella collezione, sia perché si instaura un rapporto proprio più intimo col capo che andiamo ad acquistare, perché non diventa più soltanto un mero oggetto, una semplice maglietta da usare, ma proprio perché diventa qualcosa di più speciale. Io lo vedo quando acquisto qualcosa che magari, non so, recentemente ho acquistato il cappotto che è fatto tutto in fibre naturali, in fibre, scusate, non naturali, in fibre riciclate, completamente 100% fibre riciclate. Per me acquisisce molto più valore rispetto a uno stesso cappotto uguale comprato in una catena o in un negozio qualsiasi, perché quel cappotto lì ha una storia, racconta qualcosa, e quindi diventa anche il rapporto, ho più piacere a indossarlo e ho più piacere a vantarmi del mio cappotto fatto di fibre tutte per 100% riciclate. E poi parliamo anche di origine dei prodotti. Allora, questo è un tema molto, cioè adesso inizio a camminare sulle uova perché è molto delicato, sia proprio per il discorso che vengono usati molti cavilli per cercare di dire l'origine o nascondere l'origine di un capo, perché spesso magari non c'è scritto made in Italy, però c'è scritto, non so, design in Italy, piuttosto che, insomma, vengono usati dei cavilli per far capire che magari il tessuto è stato fatto in Italia, però poi dopo è stato assemblato in un altro paese. Con questo non voglio dire che soltanto i prodotti made in Italy siano sicuri al 100% e tutti i prodotti, che ne so, made in China siano dei ciofeche fatte con lo sfruttamento. No, c'è made in Italy e made in Italy e c'è made in China. Quindi, diciamo che la provenienza e l'origine del capo non è sinonimo al 100% di un'origine sostenibile o etica. Ciò non toglie che chiaramente alcune origini siano un pochino più sicure rispetto ad altre origini. Anche lì tutto sta nel cercare di capire la storia di quell'oggetto, la storia del brand, le persone che proprio lavorano all'interno. Io così vagando, cercando, ho scoperto veramente tantissimi brand dove proprio c'è questo desiderio di far capire che alla base del concetto di un paio di jeans piuttosto che di una camicia non c'è soltanto la camicia in sé, ma c'è proprio tutta una storia, cioè ci sono delle persone che fanno questi capi, perché ogni capo è creato da una persona, perché le macchine al 100% non possono fabbricare un capo, ci vogliono proprio delle mani che aiutano a realizzarlo. E in molti brand sostenibili, etici, c'è proprio questo desiderio di far percepire la presenza della persona che ha creato il capo. E questo trovo che sia molto bello, perché si va verso un'umanizzazione del capo. Bene, e questo era tutto. Io spero che questo video l'abbia trovato utile, che vi abbia fornito dei giusti strumenti per poter iniziare il vostro percorso verso una scelta più consapevole. No, ma a parte gli scherzi, chiaramente io non sono una santa, cioè io è da un anno che ho iniziato questo mio percorso, quindi pian pianino sto cercando di capire come riuscire a girarmi. Quindi è tutto una conoscenza e un divenire anche per me, è un mondo nuovo e in qualche modo cerchiamo di cavarcela come meglio possiamo. Per cui io spero veramente che vi sia stato, che abbiate trovato questo video utile. Se voi conoscete dei brand o dei siti dove poter trovare informazioni in merito, scrivetelo giù sotto nei commenti. Nell'info box trovate un po' di link a vari marchi che mi piacciono in questo periodo, siti dove cerco informazioni, insomma, vi lascio un po' di informazioni qua sotto. Questa sarà la settimana della Fashion Revolution Week. Che cosa vuol dire? Allora, intanto qua sotto vi lascio il link al sito italiano proprio ufficiale della Fashion Revolution, così andate a scoprire esattamente di che cosa si tratta e soprattutto di che cosa si tratta la Fashion Revolution Week. Innanzitutto, in questa settimana
ci cerca di unirsi tutti, unire tutte le forze e chiedere a tutti i brand da cui noi acquistiamo quotidianamente di avere una maggiore trasparenza sulla provenienza dei capi che noi indossiamo e acquistiamo. Perché se è vero che si sta muovendo tanto, però è anche vero che molto è ancora molto nascosto e non se ne parla abbastanza. Per cui cosa potete fare durante questa settimana? Indossare uno dei capi che voi indossate più spesso, al contrario, che si veda perfettamente bene l'etichetta e il marchio del capo che state indossando, scattarvi un selfie dove sia chiaro che cosa state indossando e chiedere who made my clothes, ovvero chi ha fatto i miei vestiti e taggare chiaramente anche il brand che appunto ha fatto il vostro vestito. È qualcosa che veramente non costa nulla, è semplicissimo, anzi è anche divertente e va anche a nutrire il nostro sano e narcisismo, egocentrismo, perché ci facciamo un selfie. Però tutti insieme, se facciamo sentire la nostra voce, verremo ascoltati, perché appunto già si sta. Si vede, io lo percepisco, lo sento, già rispetto a un anno fa si stanno veramente muovendo tantissime cose, c'è molta più trasparenza, stanno nascendo un sacco di materiali nuovi, marchi nuovi, insomma, qualcosa si sta muovendo, per cui più siamo, più facciamo sentire la nostra voce e meglio, la direzione sarà sempre migliore. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, mettete un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, tra l'altro ci sono un sacco di nuove iscritte grazie alla Selene che mi ha citato tra i 5 canali YouTube da seguire, quindi benvenute a tutte le nuove arrivate, grazie mille Sele e a chi non conoscesse, per tutte coloro che non conoscessero il suo canale, qui sopra esce il link direttamente così date un occhio anche ai video della Sele. Io vi auguro una fantastica domenica. Domani ricordatevi sul blog che esce il post dove si parla di risparmio, che quindi è sempre molto interessante. E niente, io vi do un bacio grandissimo e alla prossima. Ciao!